Intanto ringrazio Nada di Parma perché ci ha dato l'opportunità di conoscere, secondo me, una persona straordinaria. Io l'ho conosciuta da poco, leggendo un pochino i suoi libri, e sono anch'io abbastanza perplesso, ovviamente, perché credo che il rapporto. La contristezza, ecco, Certo, con grande certo. disappunto. Il rapporto, credo, rispetto al discorso della decrescita, credo che sia questo, cioè noi siamo qui stasera e quello che c'è fuori parla. Più o meno credo che siamo in questo tipo di ordine di grandezza. Del resto, ne abbiamo parlato anche con Vandana Shiva l'altro giorno, quando è venuta a parlare, credo, per ricevere il premio, e lei però ci dava una risposta in qualche modo e diceva: cioè, noi non siamo persone, animali, piante, infinite, noi abbiamo un limite. E in quello che dice Gesualdi c'è anche un concetto, secondo me, filosofico, a cui dobbiamo. Cioè, noi non è che uno è alto 1,80 m, arriva a 2 m, poi a 3, poi a 5, poi a 10. Il nostro limite è già implicito nella nostra misura, umana e nella nostra misura, diciamo, di pianeta. Ora, sappiamo oramai che se tutte le persone del pianeta consumassero come consumiamo noi, ci vorrebbero appunto 4 o 5 pianeti. Allora, io mi sono posto queste questioni. Me le sono poste guardando il mio frigorifero, guardando il mio garage, guardando il nostro armadio, e ho detto: ma qui non ci siamo, insomma, non è questo un sistema per poter vivere, perché noi continuiamo in modo compulsivo ad acquistare, mettersi in casa cose, eccetera, che poi o non utilizziamo o buttiamo via, quindi si creano poi dei problemi queste cose, se noi acquistiamo. Allora c'è una riflessione da fare, insomma, a questo punto, no? Io però volevo fare, se posso, una domanda, perché mi interessa la questione economica della crisi, no? Allora, oggi ci dicono che non possiamo, i nostri figli a scuola non possono avere la penna perché c'è la crisi. I comuni ci dicono che i trasporti devono essere ridotti perché c'è la crisi. Ci dicono che ogni giorno sentiamo, a parte che io la parola crisi, almeno me la ricordo da sempre, cioè, è un discorso ricorrente, no? Che c'è la crisi economica, siamo in crisi, che non bisogna affrontare la crisi, e quindi bisogna crescere, quindi bisogna aumentare. Si diceva negli anni 70, si diceva e si è continuato questo discorso, perché siamo ancora in crisi. Allora, la domanda era questa: Gesualdi, perché siamo in crisi? Perché siamo in crisi? Cioè, qual è stato il motivo, diciamo, che si è fatto, che ci dicono che siamo in crisi? Allora, abbiamo visto però come hanno tentato di risolvere la crisi. Hanno dato i soldi alle banche. Qui siamo in una banca, quindi, però dobbiamo dirlo. Cioè, hanno dato i soldi a chi ha prodotto il problema, a chi ha in qualche modo avvelenato i pozzi. Ora diciamo non c'è più da bere, no? Allora diamo i soldi a quelli che hanno avvelenato i pozzi. Ma mi sembra una procedura perlomeno un po' strana, insomma. E Vandana Shiva si riproponeva queste questioni dal punto di vista globale. Allora, nel film di Moore ci faceva vedere che lui era andato attorno alla banca, questa banca, e l'aveva in qualche modo, sì, incerottata, o comunque l'aveva delimitata con una striscia rossa, dicendo: questo è il luogo del delitto, perché è lì che vengono commessi i delitti verso la. Allora dice: uscite, consegnatevi, non vi faremo niente, e siete sì, però il problema non è tanto, sono tutte queste cose, d'accordo? E io non vedo una risoluzione perché la risoluzione, No, ma adesso io cioè guardo. gli esperimenti partono tutte da piccole comunità, che dovrebbero, non possono, secondo me, alla fine incidere su un sistema di vita che se non trova nella legislazione dei diversi stati dei sistemi cogenti, estremamente difficile secondo me Che sia estremamente difficile una cosa, però finisco. Io volevo solamente dire che se noi però accettiamo tutto quello che ci viene detto, lo vediamo come un fatto, c'è la crisi,
Allora, siccome c'è la crisi, allora mi ha fatto sulle maniche perché c'è la crisi. Però come mai? Ecco, io volevo cercare di capire, siccome sei un esperto di economia, allora io ho cercato di capire, non ci sono arrivato molto in fondo, però capire perché c'è la crisi, c'è anche un'arma in più, secondo me, per rivelarsi a questa questione. Certamente poi da qui ad arrivare a un cambiamento strutturale della società, il problema al relatore volevo far presente questo. Su un giornale della città, la Gazzetta di Parma, c'è una lettera oggi molto interessante che dice: 500 deputati hanno votato a favore del vitalizio. I parlamentari non ricevono la pensione, l'hanno chiamata vitalizio. Per loro bastano 5 anni di lavoro e già prendono questo vitalizio. La proposta è stata posta all'esame, risultato: su 500 deputati soltanto 22 hanno detto no al vitalizio, gli altri tutti sì al vitalizio. Per cui, secondo me, la questione va anche, come dire, va posta all'origine. Quando la nostra Costituzione dice nei primi articoli 11 della Costituzione che la Repubblica riconosce i diritti, vuol dire che i diritti già preesistono, i diritti sono innati, i diritti fondamentali, quelli di cui lei parlava. Ecco, allora, perché questi deputati, perché questi senatori, voglio dire, non cominciano loro a darci degli esempi? Seconda domanda, relatore, qui finisco. Un altro fatto è che nella provincia di Parma, in questi giorni, sto scuotendo un po' l'opinione pubblica, è la caduta del nostro Appennino, la caduta di un castello, di un muro che sosteneva un castello. Qualche giorno fa io sono andato con un mio collega, siccome ha una casetta vicino a Berceto è posto sulla via Francigena, e quando siamo arrivati là non siamo riusciti a entrare nella casetta del mio amico perché c'era pieno di alberi per terra. Allora siamo tornati indietro, e mentre tornavamo indietro in città abbiamo fatto questa considerazione. Abbiamo fatto. Vicino a quella casetta c'erano le orme di cinghiali, di caprioli. Cioè ormai anche la terra sta ribellandosi, gli animali stanno entrando nei luoghi dove prima c'era l'uomo. L'uomo che bonificava il terreno, l'uomo che aveva, come dire, consapevolezza della scarsità dei mezzi, però, ecco, non violentava, non stuprava la natura come avviene oggi. E allora, relatore, l'ultima considerazione che io facevo col mio amico era questa: se in tempo di guerra, nell'ultima guerra, voglio dire, la società sapeva gestirsi, se dopo l'ultima guerra persone come De Gasperi, Togliatti, De Gasperi che si reca negli Stati Uniti e si fa prestare il palettò da Piccioni, allora ministro, vuol dire insomma che occorre un'altra guerra, relatore, un'altra guerra per riportarci alla situazione di prima. Grazie. Qualcun altro vuole fare qualche domanda? Niente, facciamo ora. Sì. No, sono domande molto corpose. Sì. Che ore sono? Sono le 7. Ecco. Beh sì, no, cominciamo dalle sue ultime, rispetto alle quali l'ultimissima io non posso altro che dire, speriamo di no, che non ci sia bisogno di un'altra guerra. Anche perché non è detto che la sciagura possa essere un elemento che ci fa risalire, perché a seconda di come la portiamo la sciagura, addirittura si possono mettere in moto gli istinti animali peggiori. Sappiamo che quando le risorse
si fanno più scarse, non è detto che salti fuori nel senso di solidarietà, si può saltare fuori così che il sentimento ci porta invece a cercare di ambientare gli altri perché il fuoco poi sia a mia disposizione. Per cui ecco, io mi auguro proprio di dare lo sforzo che stiamo facendo è proprio questo, cioè cercare di aprirci gli occhi vicendevolmente, no, finché siamo ancora in tempo a poter invertire la rotta. E tutte le cose che lei diceva sono perfettamente vere, cioè noi abbiamo costruito, siamo vittime di una logica di concezione economica, di concezione produttiva, che è cominciata con l'illuminismo, per cui noi siamo tirati fuori dalla natura, noi siamo diventati i padroni della natura, che poi in tutti i modi cercare di costringerla a piegarsi a quelli che sono i nostri bisogni secondo la nostra logica. I nostri vecchi invece si inserivano dentro la natura, si rendevano conto di essere dei componenti insieme agli altri della natura, devono soltanto cercare di capire come funzionava per riuscire a ottenere il meglio.